Ok, Alghero, Italia, Sardegna, siamo qui. Per chi non conoscesse Alghero vi do qualche informazione brevissima. È una città italiana nata genovese nel 1102, diventata catalana nel 1354 e è rimasta tale fino all'arrivo dei Savoia. Molti algheresi parlano il catalano nella variante locale. E catalane sono linee architettoniche del centro storico e bandiera. Quattro bande rosse su sfondo giallo. Alghero è una città turistica molto dinamica culturalmente. Ci sono svariate associazioni che si occupano di musica, teatro, storia, archeologia. Normalmente siamo in 44.000, ma in estate diventiamo più di 100.000. Andiamo orgogliosi di alcuni nostri record. I primi che mi vengono in mente sono la più grande concentrazione di grotte marine emerse e sommerse, la più importante grotta sommersa d'Europa, ma anche il lungomare più esteso d'Italia. Parecchi chilometri bellissimi. La rete di piste ciclabili più vasta della Sardegna, il maggior numero di presenze turistiche sarde, la prima città in Italia ad aver avuto un liceo musicale, quello in cui studio. Abbiamo anche il faro più alto d'Italia. Perché questo video? Per presentarvi dove sono nato e vivo. Credo che conoscendo la mia città si possa capire meglio la mia musica. Ma siccome di Alghero si trovano online milioni di immagini e video, voglio farvi conoscere quegli angoli nascosti. Quelli che anche pochi algheresi conoscono. Durante questa visita parlerò di qualche curiosità presa da... questo libro. Si intitola Alghero, il centro storico. È stato scritto da Giuseppe Soggiu, che aveva 91 anni quando lo scrisse nel 2013, e ha visto realizzarsi il suo desiderio dopo una ricerca durata parecchi anni. È riuscito a farci conoscere i nomi delle strade antiche, soprattutto raccontandoci quello che solo alcuni anziani potrebbero ancora avere in mente. E vi garantisco che alcune informazioni contenute in questo libro sono nascoste alla maggior parte degli algheresi. Il libro è stato stampato dalle Grafiche Pena di Alghero. Iniziamo con Via Roma. In assoluto una delle più importanti strade del centro storico. Si nota subito che le classiche abitazioni singole diffuse in tutti i paesi qui non esistono. Sono state sostituite da palazzine. Questo imponente edificio è il Palazzo Peretti. Lo stemma elaborato ci dice subito che si tratta di una famiglia importante. Le lanterne che vedete appese hanno una storia che meriterebbe di essere raccontata, ma oggi noi ci concentreremo soltanto su vie e palazzi. Si capisce che nei secoli l'edificio ha subito importanti modifiche. Per esempio, sull'arcata di questa antica finestra è comparsa questa croce usata anche dai Cavalieri Templari. Parallelo alla Via Roma, ecco il Vicolo Adami. Le targhe delle vie sono tutte in italiano e in algherese, riprendendo spesso i nomi tradizionali. Carrero del Polcio significa strada del portico. È in fondo alla via. Gli Adami erano una famiglia proveniente dalla Liguria, arrivati in città nel XVII secolo come fabbricatori di candele. Tra i suoi esponenti c'era il canonico Carmine Adami, uomo di straordinaria cultura. Grazie alla donazione fatta alla città del suo enorme patrimonio librario, nacque la biblioteca comunale nel 1842. Case con scale ripidissime sono tipiche del centro storico. Schieriamo un po' l'immagine per farvele vedere meglio. Il vicolo si conclude sotto il portico Peretti. Si chiama così perché il primo palazzo che abbiamo visto, quello della famiglia Peretti, arriva fin qui sopra. Sotto il portico c'è il caratteristico ristorante Al Refettorio. Siamo usciti al Vicolo Adami, questa è via Barcellonetta. A sinistra abbiamo intravisto via Roma, andiamo a destra. Il nome è una sorta di celebrazione dell'Alghero catalana, la piccola Barcellona. Altro ristorante storico è il 10 metri. Queste gigantografie sono un omaggio della città e della fotografa Daniela Zedda per i centenari sardi. Ne vedremo diverse durante la nostra visita. Il primo incrocio è con via Machin, dedicata al vescovo algherese Ambrogio Machin. Uomo coltissimo, noto anche alla corte papale per la sua proverbiale sapienza. Eccoci arrivati al secondo incrocio, siamo su via Vincenzo Gioberti. Su Wikipedia leggiamo: presbitero, patriota e filosofo italiano. È il primo presidente della Camera dei Deputati del Regno di Sardegna. Esponente di primo piano del Risorgimento italiano. Questa notizia mi permette di ricordare che prima della nascita del Regno d'Italia, tutti gli italiani uniti sotto la bandiera Savoia erano sardi. Ultimo incrocio di via Barcellonetta è il vicolo Buragna. Questa caratteristica viuzza è stata intitolata a Carlo Buragna. Era un filosofo, scrittore e poeta algherese. Nato nel 1632 e morto appena 47 anni dopo. Un grande uomo apprezzatissimo anche al di fuori degli stretti confini della città di Alghero. Le vie secondarie erano pavimentate con ciottoli invece che con lastroni. Siamo usciti in uno dei punti più frequentati di Alghero. Noi la chiamiamo Piazza Sventramento, ed ecco il perché. A bombardare Alghero furono gli aerei alleati. Morirono la notte del 17 maggio 1943, o successivamente per le ferite riportate, un numero incerto di persone, secondo alcuni più di 160, praticamente tutti i civili disarmati. Qualche giorno prima venne bombardato anche l'aeroporto. Morirono in 40. Negli stessi giorni ci rimisero la vita anche 6 pescatori, uccisi a mitragliate dagli aerei. Ad Alghero di piccioni se ne vedono pochi, in compenso sono molto numerose le tortole, arrivate qui stabilmente negli anni 80.
un veloce passaggio in via Carlo Alberto, altra strada commerciale del centro storico. E siamo sui bastioni Cristoforo Colombo. È parte del lungomare da record.